Insieme agli altri comuni di tutto l'Alto Vastese, del Medio Vastese, noi abbiamo avuto la possibilità di entrare in questo bando e ricevere una parte di questi 5 milioni di abitanti che sono stati così distribuiti per numero di abitanti con una parte comune di 260 mila euro. Questi 260 mila euro noi vanno alla rigenerazione urbana e in particolare li abbiamo destinati a migliorare la pedonabilità e abbellire la nostra chiesa madre del Santissimo Salvatore. Quindi rifaremo tutta l'illuminazione intorno alla chiesa e tutto il marciapiede intorno alla chiesa madre. Questo è il primo, chiaramente non è ancora stato finanziato, così come non è stato ancora finanziato un altro bando che noi abbiamo fatto insieme al comune di Lentella e al comune di San Buono. Qui abbiamo fatto un bando che è molto più importante, anche se abbiamo un piccolo problema tecnico ancora da risolvere, di 2 milioni e 500 mila euro da dividere poi per tutte e tre le comunità. E qui abbiamo intrapreso la possibilità di realizzare, al di là di arredo urbano, ma anche strutturarlo sotto il profilo religioso e culturale, con tutti e tre i paesi che fanno parte di questo progetto. La digitalizzazione chiaramente è un qualche cosa che ha messo a disposizione il PNRR alle nostre comunità proprio per dare velocità di realizzazione di alcuni servizi che l'utente, il cittadino ha bisogno. Chiaramente tutti quanti ci stiamo attrezzando, noi abbiamo dato già incarico al professionista per redigere questo e siamo quasi pronti a formalizzarlo. Chiaramente questo bando non ha un inizio e una fine, questo ha un lasso di tempo molto ampio per poterci entrare, partecipare, non ha scadenze sotto certi aspetti. Quindi a secondo i contributi che dovessero essere messi in campo, noi cercheremo di sfruttarli sempre meglio. Il primo step, parliamo di un qualcosa come 40-50 mila euro di progettazione. Quindi per completare il quadro dei bandi PNRR abbiamo il progetto Futura, che sarebbe un intervento che rientra nella scuola dell'infanzia, degli asili nido, e delle anticipatari cosiddette primavere, quindi un progetto che abbiamo presentato per quanto riguarda la realizzazione e la messa in sicurezza della nostra struttura della scuola materna per un importo di 700 mila euro. Questi sono i quattro fondamentali al momento del PNRR. Chiaramente ci saranno altri, ma noi cerchiamo di raccogliere tutto quello che viene messo in campo, cercando di fare il massimo possibile e rendere Fresa sempre un paese più appetibile e attraente possibile.